Oggi vedremo come tracciare un'immagine in Lightbarn. Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parleremo di un'interessante funzione di come tracciare le immagini in Lightbarn. Al posto di utilizzare altri programmi tipo Inkscape, Adobe Photoshop o altri programmi, Lightbarn ci offre questa possibilità. Vi voglio spiegare per filo per segno come funziona la tracciatura di immagini in Lightbarn. Come sapete, per tracciare l'immagine abbiamo bisogno di alcuni file in formato JPEG, PNG, TIFF e altri formati. Ora non sto qui a elencarvi tutti. Praticamente i formati che trovate in internet che voi poi salvate oppure le foto che fate. Ora vi faccio vedere su Lightbarn un tipo di immagine e la differenza che c'è tra un pixel e un'immagine vettorizzata. Eccoci su Lightbarn. Questa è un'immagine semplice in JPEG. Ma come dicevo, potete scaricarla in qualsiasi formato, che sia PNG, TIFF, eccetera. L'immagine è formata da tanti pixel. Vi faccio uno zoom per capire cosa sono i pixel. Andiamo sul bianco. Come vedete, i pixel sono tutti quadratini e ce ne sono un milione per capirci, ce ne sono parecchi. Invece, la differenza tra un'immagine semplice e una vettorizzata è questa. Se noi andiamo a creare una linea, la curviamo, facciamo così, una cosa a caso. Quando noi andiamo a modificare l'immagine, ad ingrandirla o rimpicciolirla, tutti i pixel, cioè tutti quei quadrati, aumenteranno della stessa misura tutti insieme. Ok? Invece, con l'immagine vettorizzata, se noi andiamo a ingrandire un lato, questo lato diventa più grande. Possiamo anche, in caso, modificarlo con i nodi, come vedete qua. Così, così potete fare quello che volete. Cosa che con l'immagine, se non è vettorizzata, non si può fare. Cerco di spiegarmi meglio. A differenza della grafica vettoriale, i pixel vengono visualizzati allo stesso modo quando vengono ingranditi o nel caso opposto quando vengono rimpiccioliti. Però l'unica differenza è che più ingrandiamo l'immagine, più l'immagine viene fuori sgranata dai pixel. Ora qui non si vede, ma è un dato di fatto che una volta che ingrandiamo, i pixel diventano più sgranati. Invece con l'immagine vettoriale questo problema non c'è, noi possiamo ingrandirla e rimpicciolirla come vogliamo, l'immagine non verrà mai sgranata perché viene sempre ricalcolata. Come vi dicevo, se noi carichiamo questa, prendiamo sempre come esempio questa immagine, la carichiamo in Lightbarn, questa viene già convertita subito in scala di grigi, che è composta da 256 livelli. Praticamente va da 0, dal livello 0 al livello 255, dove 0 è il nero puro e il 255 è il bianco puro. Ora vi faccio un esempio con una sfera che è già fatta in scala di grigi, fatta apposta. Bene, ecco la nostra sfera formata da 256 colori in scala di grigio. Cerco di spiegarlo il più semplice possibile. Allora, in questo caso, questa è un'immagine, come vi dicevo. Per trasformarla e tracciarla, dobbiamo andare o in strumenti, traccia immagine, oppure selezionando tasto destro del mouse, traccia immagine, che è la stessa cosa. Allora, andiamo a parlare di questi due cursori, il taglio esterno. Allora, come vedete, il taglio esterno parte dal punto 0, che è l'immagine. Scusate, che è il colore nero, fino ad arrivare a 255, che è il colore più chiaro. Come funziona? Come vedete, lui ha già dato delle impostazioni ottimali. Come vedete, la soglia è 128. Però partiamo dal cursore del taglio esterno. Vedete che qui il cursore è impostato praticamente tutto all'esterno, quindi parte dal numero 0, che è il nero, fino ad arrivare al bianco. Come vedete, la riga si avvicina sempre di più al bianco. Ok, e lasciamolo a nero.
Questo qui che era impostato a 128, come vedete, lui va a tracciare la soglia migliore. Se voi questa soglia la portate tutta a sinistra, la accompagnate più verso il nero, come vedete, e viceversa. Più la allontaniamo, più si avvicina al bianco. E come vedete, questa che è la cornice, vedete già da qua, si forma tutta il cerchio esterno. Se noi la spostiamo, come vi dicevo, si avvicina più al bianco e crea una doppia cornice. Questi sono i due cursori. Poi c'è anche la possibilità di tracciare lo schizzo inserendolo. E come vedete, lui è andato a tracciare lo schizzo. Mettiamo 128, che è migliore. E come vedete vi crea una doppia cornice. In questa maniera il cerchio non è proprio perfetto per utilizzare il tracciaschizzo, ma è per farvi vedere un attimo come funziona. Ovviamente si possono anche eliminare gli errori. Se noi andiamo a... Scusate che la ingrandisco. Togliamo il tracciaschizzo. Vedete che qui ci sono degli errori. Qui c'è una funzione che c'è scritto ignora di meno. Più l'aumentiamo, più andiamo a togliere gli errori. Ok? Se vedete, prima c'era, ora l'ho aumentata, sono andato a togliere degli errori. Questi servono per raffinare il pezzo. Possiamo anche aumentare le smussature, ma questo ve lo farò vedere dopo. Inoltre c'è la possibilità di eliminare l'immagine dopo il tracciato. Cosa che vi sconsiglio, perché se voi l'abilitate, una volta eliminata l'immagine, non potete più tornare indietro come in altri programmi. Quindi piuttosto lasciatela, la spostate un attimo l'immagine e poi decidete se eliminarla o no. Si possono fare anche, vi faccio vedere, le dissolvenze dell'immagine per renderla più chiara, mostrare i punti dei nodi, come vedete, e cancellare i limiti. Ora andiamo a tracciare un'immagine, così vi faccio vedere per filo per segno i vari passaggi. Ok, prendiamo questo fiore di loto come immagine. Voglio farvi vedere un attimo come funziona la smussatura. Quindi tracciamo l'immagine, la sistemiamo un attimo, così in maniera semplice e veloce. E andiamo a sistemare questo angolo che non mi piace. Allora, con la smussatura, come vedete, lui ora la va a modificare e gli dà la curvatura. Sono tutti accorgimenti che si possono sistemare se volete essere dei perfezionisti. Bene, ora torniamo alla nostra immagine. Vi voglio far vedere un tracciato dell'immagine partendo da zero. Allora, selezioniamo questa immagine. Questa immagine è stata importata da Lightbarn in scala di grigi, come vi dicevo. Questa immagine sarebbe stata gialla e nera, il tipico logo di Batman. Allora, andiamo a tracciare l'immagine. Come vedete, in questo caso ci sono delle imperfezioni. Come vedete qui, che a me non interessano. La soglia è 128 come era impostata. Il taglio esterno lo lascio sul nero perché il logo è nero e quindi a me interessa tutta la parte nera, e ci spostiamo con la soglia per perfezionarla al meglio possibile. Benissimo, andiamo a vedere. Ok, qui la smussatura la lascio così perché è a punta, mi va più che bene. Facciamo uno zoom ed è perfetta. Errori non ce ne sono, come vedete, quindi semplicemente questa immagine è già stata tracciata. Quindi io posso dare ok. Mi raccomando, cosa importante, lasciate la spunta tolta da elimina l'immagine dopo il tracciato, perché altrimenti, come vi dicevo, viene eliminata, non si può più recuperare, cioè potete recuperarla ripartendo da zero, importando il disegno, eccetera. Però così potete eliminarlo successivamente lasciandola disabilitata. Gli date ok, spostate la vostra immagine
E come vedete, il logo di Batman si è creato. Come vedete, tracciare un'immagine non è difficile. Ovviamente io ho preso un'immagine semplice per mostrarvi le varie funzioni che ci sono nella funzione traccia immagine. Se dovete tracciare un'immagine abbastanza articolata, potete utilizzare le varie funzioni, tra cui la smussatura, come avete visto, correggere delle imperfezioni, togliere degli errori. C'è questa possibilità. C'è da dire che anche non è perfetta, quindi poi dovete giocarvela il meglio possibile. Potete correggerla anche utilizzando i nodi. In poche parole, ce ne sono cose da fare che potete correggere l'immagine. Ho cercato di spiegarvelo il più semplice possibile, spero che vi sia stato d'aiuto. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e un bel like, così capisco anche se volete che continui con questi tutorial. Non mi resta che salutarvi e mi raccomando, domenica ci sarà un bellissimo video di cui alcuni utenti mi hanno chiesto di fare. Quindi ricordatevi di abilitare le notifiche perché sarà un video molto interessante. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!